Che cosa puoi capire dalle pantofole che una persona indossa per andare a letto? Niente, tranne che per Judy James, l'autrice di Hai le scarpe giuste per chiedere l'aumento? Hai le scarpe giuste per chiedere l'aumento è un libro che ho trovato estremamente divertente, a tratti anche esilarante. Devi solo dimenticarti che è un manuale di body language. Ecco, il body language è un argomento che va trattato con rigore scientifico e trovo un insulto che una persona si metta a prenderlo in giro in questo modo, come ha fatto Judy James in questo libro. Dalla prima all'ultima pagina, una totale invenzione delle sue fantasie. Lo ritengo un insulto anche per tutte le persone che hanno passato la loro vita a studiare il linguaggio del corpo. Potrei aprire una pagina qualsiasi di questo libro per farti capire con quanta frivolezza e superficialità è stato trattato questo argomento. Ad esempio, l'autrice pensa che vedendo ciò che ordini al bar e il tipo di caffè può capire tutto di te, qualunque cosa, qualunque aspetto. Guarda, ti leggo quello che scrive. Se ordini il caffè ristretto, ti piacciono le soddisfazioni mordi e fuggi. Con il latte macchiato sei coccoloso, serio e semplice. E se ti piace il cappuccino, sei estroverso e ottimista. Ma la cosa veramente più mirabolante che ha tirato fuori quest'autrice è analizzare anche quando una persona il caffè non lo prende. Niente caffè, grazie. Mai una frase suona tanto scioccante come io non bevo caffè. Se dichiarate di non fare sesso o di essere astemi, di non guardare mai la TV, di non portare le mutande o di lavarvi i capelli di rado, otterrete simpatia e persino rispetto. Ma niente caffè? Ecco l'unica cosa che puoi imparare da questo libro. Se mai ti capitasse di incontrare Judy James, va da lei, senza mutande, con i capelli sporchi, ma mi raccomando, ordinalo quel caffè. Ma attento, c'è di più! Ascolta questa perla di saggezza dell'autrice dall'estremo rigore scientifico. Se ti piace, il tiramisù. Ha il sapore delle comodità dell'infanzia, perché il tiramisù era il piatto di punta della vostra giovinezza e ancora lo vedete come ricompensa nell'età adulta. Era un regalo da parte di vostra madre, quindi è indice del bisogno di approvazione materna. Voglio finirla qui, perché questo libro non merita davvero neanche una parola di più. Voto zero! Non troverai nessun link sul nostro canale per acquistarlo.